E allarmi siccità in buona parte d'Italia a causa della mancanza di precipitazioni, diverse regioni sono pronte a chiedere al governo lo stato di emergenza. Una condizione che preoccupa anche la nostra regione per un'estate alquanto torrida. Nel territorio teramano Laruzzo Reti, la società che gestisce il servizio, ha annunciato una fase di severità idrica che però al momento non dovrebbe portare a particolari problemi come registrato in altri territori. Allora, oggettivamente siamo in una fase di severità idrica, purtroppo queste temperature non aiutano. Fortunatamente, come ho già detto in altre situazioni, gli investimenti che abbiamo fatto sul territorio in senso di accumuli e di captazioni ci stanno consentendo di mantenere molto bene per gran parte della provincia. La parte più sofferente è la parte terminale della rete, cioè la zona della Vibrata di Sant'Egidio in particolare, ma anche lì adesso stiamo intervenendo. Attualmente noi, a differenza dei nostri vicini, insomma, come si legge nelle cronache dei giornali, non siamo mai ricorsi a delle razionalizzazioni dell'acqua, e la risorsa idrica è attualmente, diciamo, reperibile per noi. Laruzzo Reti in particolare negli ultimi anni è anche intervenuta a sostegno delle altre realtà acquedottistiche regionali che stanno soffrendo. Noi, soprattutto con i nostri vicini di Rimpettai, che sono l'acquedotto pescarese e dell'Aca, abbiamo uno scambio commerciale di acqua che nel periodo estivo aumenta notevolmente per soccorso idrico. Sicuramente però anche la nostra situazione è in una fase, diciamo, gialla tendente al rosso, quindi fino a quando abbiamo disponibilità, dopo ovviamente noi diamo la precedenza alla provincia di Teramo. A livello regionale diventa dunque fondamentale il progetto di ampliamento del potabilizzatore di Montore Alvomano nella interconnessione dei sistemi idrici regionali. Con questo potenziamento infatti sarà costruita una rete adduttrice specifica che porterà l'acqua del Ruzzo verso il versante pescarese chietino, e il costo complessivo dell'opera è di 55 milioni di euro. Il progetto che è stato finanziato per il potabilizzatore prevedeva una nuova condotta che arrivasse fino a Pescara, alla città di Pescara, e quindi potesse dare un supporto molto più fattivo rispetto ai riti che stiamo dando adesso. E attualmente è ancora in fase di studio di stato di fattibilità. In una fase ancora iniziale, il finanziamento ancora non è pervenuto, sono nelle fasi degli studi e delle progettazioni.